siamo ad Ostia, a Piazza San Comarzio, dove è scattata l'ora X. Sono 10 tavoli dei giovani del PD dove vogliono incontrare i cittadini per parlare e discutere delle problematiche, soprattutto locali. Primo tavolo, parliamo di mobilità. Siamo qui in un altro tavolo, parliamo di appalti e concessioni. Sì, è quello di cui ci relaziona anche l'avvocato. Quindi cerchiamo per un attimo avanzare i lavori, perché da qua alle 8 abbiamo anche due ausiliari del diritto. Che ho già 30 anni fa presentato. Che cosa era avvenuto? Alcuni comuni, sia in Sardegna, per concessioni diciamo marittime, e la stessa cosa era già accaduta col TAR Lombardia ad ottobre 2014, però per le concessioni lacustri, ma insomma il tema è lo stesso, hanno revocato le concessioni precedenti, diciamo, e hanno fatto una nuova concessione in favore di nuovi concessionari. Questi nuovi concessionari hanno impugnato dinanzi al TAR il provvedimento di assegnazione, era di bando di gara, perché hanno detto no, non lo puoi fare, perché c'è l'articolo 34 duodecies della legge 221 del 2012 che dice che tutte le concessioni sono automaticamente rinnovate fino al 31 dicembre 2020, quindi tu non puoi fare questa cosa. Il sindaco di questi due comuni, uno appunto ripeto in Sardegna, l'altro in Lombardia, hanno detto no, a me non interessa quello che dice la legge italiana, perché io dico che c'è una normativa superiore, fonte primaria del diritto, la direttiva europea, e quindi io applico l'articolo 12 della Bolkestein, quindi io faccio un nuovo bando di gara e praticamente che viene considerata procedo direttamente applicabile. Direttamente applicabile. Chi ha detto questo? Sì, no, diciamo, sono stati dei sindaci di, poi vi posso dire anche i comuni perché ho qui la sentenza. Che hanno fatto direttamente le gare. Hanno fatto direttamente il bando di gara, però il concessionario uscente ha impugnato davanti al TAR. Il TAR in via cautelare non ha sospeso perché dice siccome non c'è ancora la nuova concessione, perché è solo un bando di gara, tu non corri nessun pericolo, insomma, stai lì. È stata fatta l'aggiudicazione definitiva, esatto. No, non era proprio stata fatta la gara, perché loro hanno impugnato la gara, no? E però la questione l'ha rimessa davanti alla Corte di Giustizia Europea, perché vabbè, sappiamo, no, che quando c'è... Allora, e questa qui è una prima cosa. Poi un secondo motivo eventualmente, e quindi io dico, visto che qui ci sono tutti i problemi che abbiamo a Ostia, no? Di infiltrazioni mafiose, eccetera, un colpo di spugna, beh, a Ostia in particolare, no? Sì, no, sulle concessioni marittime. Se ne fanno d'accordo con Roma, Ostia e Roma. Passa che ma qui è peggio. Sopporta cose che poi li premiano, certo, al momento opportuno, certo, gli danno quel carico. Allora, però, visto che qui ci abbiamo con un colpo di spugna, si potrebbero cancellare tutte queste concessioni a settembre, perché ovviamente ormai è... Sì. E dire, cioè il sindaco potrebbe dire, allora guarda, siccome sai che c'è la direttiva europea è preminente rispetto a, io faccio un nuovo bando di gara. La SIB e tutti quanti. Ah, poi voglio dire un'altra cosa, i sindacati balneari aderiscono sempre a queste impugnative, tutti i sindacati sono molto uniti, i sindacati dei balneari, e SIB si costituisce sempre, che poi non si è capito qual è l'interesse che porta avanti, perché non c'è. Comunque, in ogni caso, la mia proposta sarebbe vedere la fattibilità di questa cosa qui a Ostia, visto che appunto c'è il problema delle infiltrazioni mafiose, quindi si riazzera tutto, anche perché poi loro possono benissimo partecipare al nuovo bando di gara. La seconda cosa che volevo proporre è che a livello europeo si parlò, diciamo nel 2006-2007, di GIZC, cioè gestione integrata a zone costiere. Allora, questa cosa è una cosa che la normativa, cioè ci fu una raccomandazione del Parlamento europeo, insomma ci sono state varie cose, però poi questo discorso in Italia in particolare non è stato portato avanti. Negli altri paesi magari è stato un po', il discorso è un po' più avanzato, per cui alla fine poi i sindacati balneari non si lamentassero se magari qui vengono imprenditori stranieri, perché loro non stanno, non stanno al passo con questo discorso, con questa cosa, cioè non se ne occupano proprio, insomma. Allora, perché questa, diciamo, c'è stato il
passo in avanti sarebbe che questa gestione integrata delle zone costiere tiene conto sia dell'aspetto economico che dell'aspetto ecologico, perché una volta che c'è erosione, una volta che la spiaggia viene trattata come viene trattata, finisce l'impresa anche per l'imprenditore, no? Quindi diventa economico oltre che ecologico. Eco alla seconda, ecco. Eco alla seconda, ecco al quadrato. Perché che cosa succede? Il comune stesso dice, va bene, apriamo questi marchi pubblici, e i concessionari iniziano a dire, allora ci sono i marchi pubblici e noi non vi facciamo più entrare voi cittadini. Ci sono energumeni posti agli ingressi degli stabilimenti che deviano il traffico di turisti che arrivano per fare il bagno, ed è consentito per legge fare anche il bagno, e questo non avviene. Allora che cosa succede adesso però? Che si rischia da parte dell'amministrazione il solito autogol, non solo nel realizzare dei varchi e quindi nel dire ci sono i varchi, allora gli stabilimenti sono privati, ma anche nel comunicare questa cosa. L'ultima ordinanza del sindaco Marino, che è stata fatta qui a Ostia, come previsto ogni anno viene fatta un'ordinanza, parla proprio di questi varchi pubblici, sottintendendo in qualche modo la distinzione tra varchi pubblici e varchi privati. Chi se ne approfitta e se ne avvantaggia di questo? I concessionari degli stabilimenti balneari. Ieri al TG3 Lazio Renato Papagni, che è appunto il presidente della Fede Balneari, ha dichiarato, lui, la disinformazione confonde le idee e i cittadini. L'apertura dei varchi legittima il diritto di transito alla battigia, non la liberalizzazione delle spiagge. Capita sempre più spesso che la gente, accedendo dai varchi all'interno degli impianti balneari, si sente erroneamente in diritto di potersi comportare come fosse in una spiaggia libera. Allora, l'interpretazione dell'ordinanza viene affidata anche dai media, in questo caso, all'analisi del presidente della Federbalneari. Come prima lui diceva, viene affidato l'appalto allo stesso direttore dei lavori, che noi qua stiamo vivendo la stessa situazione. Il presidente Federbalneari, che ovviamente difende gli interessi dei concessionari con tutte le proroghe del caso che già hanno avuto e quindi tutte le facilitazioni del caso, viene indotto anche alla possibilità di utilizzare questi strumenti perché l'amministrazione sbaglia la comunicazione, e loro stessi lo dicono. Allora, di cosa dovrebbe avere paura l'associazione dei balneari qui a Ostia, quantomeno? Non della liberalizzazione delle spiagge, ma della semplice legalizzazione delle spiagge. Però, come poi diceva anche Ennio prima, il problema è il controllo, perché nel momento in cui queste persone cacciano la gente, non le fanno entrare, chiedono il biglietto, perché noi come Radicali Roma, grazie a Liberi TV, l'anno scorso abbiamo realizzato un video in cui a ogni stabilimento in cui siamo andati ci hanno chiesto un biglietto per entrare. Chi controlla questo? Recentemente, per esempio, i vigili hanno denunciato il fatto che da qui, da Ostia, vengono mandate via, per andare verso il centro di Roma, 4 pattuglie al giorno. Quindi Ostia rimane sguarnita. Siccome la polizia municipale dovrebbe fare i controlli, allora c'è bisogno di cittadinanza attiva. Come radicali, ma soprattutto come cittadini, con Franco Giacomelli, con Maria Laura e io stesso, ci siamo proposti qualche settimana fa, abbiamo detto faremo noi gli ausiliari della legalità. Quando si tratta di mettere le multe, fate gli ausiliari del traffico, noi facciamo gli ausiliari della legalità. Tant'è vero che stiamo facendo, random ovviamente, senza andare ad avvertire nessuno, noi andiamo a fare i controlli che non ci chiedono i soldi, noi andiamo a vedere che si possa mettere un ombrellone quando la spiaggia è attrezzata e non in concessione. Recentemente, grazie a un nostro esposto sempre, siamo riusciti a far togliere gli ombrelloni che erano ormai fissi in una spiaggia che doveva essere attrezzata, e adesso si può tranquillamente mettere il proprio ombrellone. Questo per dire che la cittadinanza non solo si può far carico di questo, ma soprattutto deve essere un canale privilegiato da parte dell'amministrazione, che però non deve fare l'errore di creare alibi di questo genere. I varchi sono un alibi in questo momento, ma lo è anche la comunicazione stessa. Anche il fatto dell'orario, la limitazione orario. Potremmo parlare per mezz'ora, Paolo lo sa benissimo, è il lavoro che facciamo Ostia noi come radicali. Però okay, sono tante piccole cose. Sì, quindi i varchi con la comunicazione. Le leggi ci sono, perché sono belli i progetti, dobbiamo fare una legge per unificare tutti i servizi, per unificare tutto il pubblico, i beni comuni, eccetera.
però le leggi già ci sono. Sì, 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 no, lo so, vanno attuali. Ma vorrei dire solo una cosa, i balneari adesso stanno dicendo, ho letto sul sito loro, che praticamente non si applica più la Bolkestein perché c'è questa nuova direttiva sugli appalti, sulle cose. Non c'entra, perché non cioè, considerando il numero 16, perché è speciale la Bolkestein rispetto alla normativa generale. C'è proprio il considerando 16 che dice che è fuori. Sì, sì, soprattutto perché se no... Con la stagione balneare alle porte, ci vuole anche un po' di buon senso, no? Lui a settembre ha garantito, ed è uscito sui giornali, che rimetterà mano alle concessioni. Ecco perché questi signori stanno cominciando veramente a capire l'aria che è cambiata. Io non ne faccio un discorso di partito, perché io sono una giornalista, quindi mi corre l'obbligo di castigare, laddove anche abbia una simpatia, chi non fa il proprio mestiere. Poi dentro l'urna faccio quello che voglio. La questione degli abusivi, lei ci ha fatto caso come è stata trattata dal messaggero locale, quindi Giulio Mancini, la questione dei parcheggi a pagamento. Allora Sabella dice, per risolvere gli abusivi, il sindaco dice, per risolvere questo problema io farò i parcheggi a pagamento. Il titolo del messaggero, ci mancava poco che desse del ladro a Marino per fare questo. Salvo poi due giorni dopo fare le foto. Allora dico, purtroppo, e faccio mea culpa, Repubblica non punta su questo territorio. Se lei sapesse quanto io ho avuto difficoltà a fare tutte le mie inchieste e ogni volta a proporre cose su Ostia, perché insomma non è un'area in cui il marketing anche avrà, il giornalismo anche ha il suo marketing. Evidentemente no, perché quindi c'è un monopolio totale dell'informazione da parte di Giulio Mancini, che io ho anche segnalato all'ordine dei giornalisti e non ho problema a dirlo, per il tipo di informazione che fa qui. Quando sono stata ascoltata in commissione antimafia e mi hanno chiesto qual era la situazione del giornalismo qui, io gliel'ho indicata. Cioè, quando i gestori di una spiaggia, il kitesurf, sono gli amministratori di Ostia TV e io denuncio loro nella mia inchiesta, è un esempio stupido, vinco il premio donna dell'anno insieme a 10 donne, io ero la prima e poi altre 10 donne, il servizio di Ostia TV gestito da questa persona fa la carrellata sulle 10 persone che hanno vinto il premio e non parla della prima. Ora, non che io tenga a andare su Ostia TV, ma la dice lunga. C'è una censura su un evento stupido come può essere quello di una premiazione, quindi anche i cittadini che leggono purtroppo i giornali che comprano qui sono condizionati. Cioè, se un giornale come il Messaggero parla dei parcheggi a pagamento come un furto da parte perché invece va bene così la situazione, i cittadini purtroppo ci credono, quel minimo di... Sì, però hanno anche memoria, però quando li ha proposti di Ma io poi sui social network lo vedo, togliere, cioè secondo me, io poi sono anche estrema nei miei ragionamenti sicuramente, però come si può togliere il monopolio, come fai concorrenza alle mafie per esempio? Hanno il monopolio del traffico di stupefacenti? Legalizziamo lo stupefacente. C'è il racket dei parcheggiatori? Lo prendo io. Le banche non danno prestiti e uno ricorre all'usura? Faccio io comune, ma adesso dirò una cosa, mi faccio io garante per il debito di queste persone con le banche, cioè un fondo, una cosa. Solo così puoi fare concorrenza alla malavita. Ed è assurdo che si sia arrivati al punto di dover prendere di petto, ma è quello che questa amministrazione sta facendo e mi creda, non lo dico perché, come mi dicono tutti, sono la giornalista del PD, è perché io vedo, io lo sento Sabella, vedo quello che fa. Come si sa Sabella e tutto ovviamente l'amministrazione che è in linea e sposa.